Salve amici, bentornati nel mio canale, io sono Amanai e oggi andiamo avanti in vita da Sims 2.0. Bentornati oppure benvenuti per chi fosse nuovo, se qualcuno di nuovo mi stesse guardando, non lo so. Comunque, allora, la situazione attuale. Kiran, rinfresco un po' la memoria, diciamo ha cominciato una relazione romantica con lei, appena la trovo ve la mostro, dove? Ah, sono su di lei, quindi per forza non la vedevo. Con Rabia Raj. Ain, ho visto che è diventato un giovane adulto, è cresciuto e sarebbe il suo migliore amico, anche se effettivamente è tratto sconosciuto, non ha ancora imparato a conoscerlo molto bene, evidentemente. Comunque, ha iniziato questa relazione romantica, mentre lei, Elinor, invece non ha trovato una ceppa di nessuno con cui poter iniziare qualcosa di sentimentale. Allora, lui tra un'ora deve andare al lavoro, quindi direi che si può svegliare, ha pure fame. E qui ci sono pure gli scarafaggi. Ah, che schifo. Eredicazione, no. Liberatene, guarda, più volentieri ti faccio morire di fame. Che schifo, oddio. No, io veramente uno schifo atroce per gli scarafaggi, no. Gli insetti non... No, no, non riesco a tollerarli molto bene. Questo è avariato tra 16 ore. Mangiati il dolce al cioccolato. Bene, direi che c'è un po' da pulire qua. Questa cucina è leggermente sudicia. Vabbè, tu intanto mangia prima di andare a lavorare al bar. Ecco appunto. Vabbè, il tanto e basta. Elinor sta ancora dormendo, ma appena si sveglia... Ah, è già tornato. E allora mangia al volo prima di dover andare anche a scuola. Prendi degli avanzi, quello che vuoi. Un hot dog. Beh, alle 7:12, no dog, tu svegliati, dai. Puliscimi un po' la casa, poi vai in bagno e poi ti mando al lavoro, nella clinica veterinaria. Mi svuoti anche questo. Kira, è qui che mangia e gioca, mangia e gioca. Tesoro, ma mangia più che altro perché... Ok. Lei nella sua versione casalinga, io veramente adoro questo modo di abbigliamento perché è molto simile a me che mi vesto in delle condizioni quando sono a casa, tutone larghe, maglioni informi e chi più ne ha più ne metta. Bene, dai, andiamoci neanche in bagno. Cortesemente riempi e chiama Rain a mangiare perché è piccolina, anche la nostra cagnolina ha bisogno di nutrimento. Ma Kiran, tu dovresti andare a scuola, mi sa, infatti, basta, vai a scuola. Così, guarda, sei felice, Elinor, di avere anche questo piatto a pulire? Kiran si trova a scuola e direi che potrebbe... No, studia sodo, lui non ho sbagliato, stringe amicizie. Anzi, portiamo prima Reina a fare una bella passeggiata. La portiamo a fare jogging, anzi. Ancora meglio, anzi prima mangia. Scusate, ho cambiato idea 20.000 volte. Serviamo la colazione, uova strapazzate con pancetta. Allora, potrebbe anche mandare un messaggio alla sua amica Ermia. Vediamo, qualche altra conoscenza interessante? A parte questo Bobby... Mandiamo un messaggio anche a questo Bobby. Anzi, inviamo un SMS felice a Bobby. Kiran ha incontrato Dre a scuola. Ok. Oddio, Roy mi ha inviato un messaggio felice. Non è che lui mi invita a uscire. Perché lei dovrebbe mangiare. Oh, brava! Brava, Elinor. L'hai salato bene.
ci è cascato tutto il cosino, tutta la saliera dentro. Ottimo, ottimo. Cosa desideri tu? Porta il cane a fare una passeggiata. Infatti, compro un letto per animali, no, perché qui non c'entra. Non saprei dove metterlo, onestamente. E poi preparati anche un caffè. Facciamo una colazione vera. Sono colazione, sì, sono le 9, quindi è ancora orario da colazione. Andiamo un po' veloce. Questa la metto io nel frigo. Tesoro, preparati il caffè. Che ormai voglio farti mangiare e bere insieme, no? Ma guarda che carina, manto. Io mi piace tantissimo lei. Mi sono affezionata già a questa famiglia. Per quanto ogni tanto mi torni in mente di Watson, a volte mi riguardo il fuoco. Vabbè. Oh, dai, un buon caffè. Senti, siediti e mangia le uova strapazzate con pancetta. Okay. Mi piace, non so perché mi piace guardare Sim mentre mangiano, in maniera poi completa, quindi anche con la bevuta, mi sembra molto carino. Wow! Il libro che aveva scritto Kiran, Morire dal ridere, ha guadagnato 289 simoleon. Ottimo, ottimo. Cancelliamo, almeno liberiamo la bacheca. Dai, appena hai fatto, non ti sto a cambiare, tanto ti cambi da sola. Dov'è Reina? Eccola. No, amore, che c'è? Che problema c'è? Piccina, adesso andiamo a fare una passeggiata. Bisogna di coccole. Spazzoliamola. Accarezziamola. No, non voglio essere triste. Bacia. Le bollette sono appena state recapitate, 300, va bene. Cucciola, dai che adesso andiamo. Abbracciala anche, prova amore già che ci siamo. E poi andiamo a fare una passeggiata, anzi andiamo a fare jogging, dai. Ma che carine. Non ho fatto un tempo, volevo fare una foto ma... No, ti prego! Ridagli il bacio! Mannaggia! Non ho fatto in tempo. Quanto ti ci vuole a bere questo caffè? Dai! Tesoro, cambiati! Ok. Si è cambiato. Ah, perfetto. Dov'è il cane? Il cane volante, ragazzi! No, vabbè, piccolo bug. Questa è stata meravigliosa. E qui si sa, mi tiene alta. È la mattina, le piace fare jogging. Ernia suona. Cioè, disseminati tutti questi caffè da asporto. Ok, dai, ci vediamo appena lei torna dalla corsa. Ok, ragazzi, siamo tornati e l'ho mandata al lavoro. Quindi, dai, sono le 2 e fino alle 6 può lavorare più o meno. E ora sta preparando un dolcetto del benessere. Al momento sto tenendo chiuso per evitare che arrivi persone e debbano aspettare. Tra poco però aprirò. Appena finisci di prepararmi il dolcetto del benessere. Non sapriamo e basta. Dai, tanto c'è il dipendente che mi auguro, facciamo così però, che tengo d'occhio la porta. C'è il dipendente che mi auguro faccia il suo dovere, insomma faccia quello per cui lo paghiamo. Ora non arriva nessuno. Vediamo, sì, c'ho il pacchetto platino, perfetto, va bene. Abbiamo anche dei punti. No, di corsa al veterinario, per il momento no. Fondi dell'attività 10.000. Mazza, potremmo trasferirceli.
Ora non dico 10.000, ma almeno 9.000 possiamo trasferirli a casa nostra. Oh, ecco, arriva una cliente, ma il nostro dipendente invece, dove diamine è? È qua. Ok, facciamo che paghiamo per la formazione, addestramento abbreviato. È ancora presto per la promozione, però, eh. Mettiamole qua. Poi vorrei dirgli se è possibile. Non mi ricordo se si poteva fare. Chiedi di produrre, sì. Dolcetti, un toffee acquitrinoso, anche se non è che facciano proprio bene agli animali. Però, se non altro, Kiran ha finito con la scuola, perfetto. Formazione dopo il mio turno? Vuoi aiutarmi a migliorare? Stai cercando di dirmi che non sono abbastanza in gamba? Comunque sia, mi conviene studiare molto. Ecco, bravo, studia molto. Allora, tu, Kiran, nel frattempo, potresti socializzare con... dove? Con lei. Vai, perfetto. Allora, chi sono gli animali? Già, lei è già una cliente. Perfetto. Perché non mi dà? Salutiamo il paziente. Non c'è calorosamente. No. Allora, saluta il paziente. E aiutiamolo, certo. Porca miseria, è tutto sudicio. Questo lo facciamo dopo, ormai resta sporco. Allora, cominciamo, esame. Ascolta il cuore. Puzza pure. Poi lo assicuriamo. Dai, vai. Ispezione di pelle e pelo. Misuriamo la temperatura. Ok, ma non mi bastano mostrare più. Ok, ho trovato qualcosa, calmiamolo di nuovo. Esame, ascoltiamo il cuore. Zampe levate, occhi secchi. Poi calmalo, perché si sta già riagitando. Esaminiamo anche gli occhi, visto che ho gli occhi secchi. La temperatura alta. No, piccolino, dai che ti aiutiamo, Casper. Sei calmato un po'? Revuda Preb. Yips. Oh. Guarda cos'ho, un dolcetto, lo vedi? Segui il dolcetto, segui il dolcetto, bravissimo. Però non abbiamo trovato il motivo, ascoltiamo il respiro. Vado un po' veloce, ragazzi, se no ci stiamo tutto il giorno. Oh, finalmente abbiamo scoperto cos'ha e possiamo dargli il dolcetto di tutto a posto. Lui sta lavorando, bravissimo, perfetto. Ok, tu inizi la pulizia abituale. Abbiamo aumentato anche la valutazione, ragazzi, ottimo. Finito tutto? Ok, allora chiudiamo. E andiamo via. Eccoci qua, siamo arrivati in palestra. Non mi ricordo se c'erano i tappetini per lo yoga, perché in realtà io volevo quello, tappetini per lo yoga anche. Piano di sopra. Qui c'è un tapirulan. Vabbè, potresti intanto allenarti sul tapirulan. E di sopra c'è un campo da basket. Niente yoga qui. Ah no, eccoli. Sì, perfetto. Allora, eseguiamo una... potenziamento cerebrale, ma è una sessione di yoga. Intanto seguiamo lei a fare allenamento. C'è qualcuno di interessante? Non è male. Ahira Watanabe.
Non cadermi, tesoro. Lei è un'adolescente, se non mi sbaglio. Sì. Bruttina, tra l'altro. Però vabbè, chi siamo noi per giudicare? Dai, Stella, non cadere. Ammiriamola nella sua forma fisica. E se l'è già morta. Ma chi c'è? Ci chiama Bobby Tuggles. Sento che la fortuna è dalla mia parte. In questo periodo c'è lo Smanet Show. Ti andrebbe di provare a vincere qualche gara insieme a me? Non è male lui. Non è male. Motivo per cui lascerei perdere lo yoga e andrei con lui allo Smanet Show. Ma sì, dai. Ok, siamo arrivati allo Smanet Show, tu magari cambiati perché, ok, che per lo Smanet Show ti vedo anche più semplice, dai, beh, metti questo. Perché è vestita da attrice? Ah, sono i cosplay, cavolo, poteva vestirsi anche lei. No, peccato. Vabbè, non ce la vedo comunque lei a fare la cosplay, non è così. Facciamo un po' d'amicizia con lui, dai. Facciamo anche un complimento sincero, le faccio tutte prima. Così almeno dopo ce le guardiamo in pace senza troppi. Nabakuze? Oh, Quink! Doba, Eleanor ha appreso che happened. Bobby è musicante dei motivetti presso il Dom Balta. Ok. Sabuna, Arps, Aga Aga, Guarda come se la ride, Serpa! se Yonabwa? la canta e se la ride da solo. Cool! No, io voglio una foto con un cosplay. Disputa sulla pronuncia di GIF o GIF, scherza sul fichi fichi nel razzo spaziale, dibatte su migliorarsi grandi quanto formiche contro una formica grande quanto un orso. Mi sembrava di ricordare che ci fosse. Fai una foto con il cosplay, ma forse mi ricordo male. Parla affettuosamente dei cosplayer. No, va bene, allora non ce ne freghiamo. Potremmo farla a lui la battuta del razzo spaziale. Sì, Niblets of dai, facciamogli Breeze. una battuta sul razzo spaziale. Flutie. Plurna. Oh, and Fora. Flap. Oh, Yabrahorm. E poi potremmo fare qualcosa insieme. Partecipa alla maratona di hacking. No, non. Oh, esplora lo spazio. Sarebbe carino, partecipa a una gara, va bene, dai, partecipiamo a una gara, diamo diretta. Test di gioco supremo. Spia gli appartamenti. Sì, lei la vedo più interessata a quella. Che figata sta cosa, anche se c'è il VR a casa per la PlayStation è anche meglio in realtà. Però è ganzissima sta cosa. Stai ferma tu? Ah, c'era quello dello sport. Che figata. Ma devi saltarle le palle, non devi colpirle. Olle, qui ti tirano anche le frecce, se va bene. Lui è ancora a scuola, sì. Stai già oziando, peggio, meglio di così stringe amicizia, vai. La bomba. Ma questa immagino che non me la conta come gara. Sì. Perfetto. Spiamo gli appartamenti, io sono curiosa. Mi faccio cavoli degli altri. Comunque abbiamo fallito. Vabbè, lei non ha una grande abilità di gioco, quindi. Cosa starà guardando, Elinor? Aiuto a costruire il razzo. Dov'è finito lui? Bobby? Eccolo. Compra dei prodotti promozionali poi. Basta spiare, dai. Basta fare guardoni. Esci, Elinor, esci di lì. E compriamo i prodotti promozionali. Andiamo? Eccola. Poi potremo anche mangiare qualcosa.
Ci mangiamo un hamburger. Candela magica dello Smanet Show, girando la mortaia, palla di vetro con neve, Emily. No, non mi interessa niente che c'è qui. Niente, ti ringrazio. Scusate, non so che è successo. No, lui è bruttino. Ma Bobby dov'è? Qui. Fai una battuta sul pig greco. Brava, ti sei seduta con lui. Rallegra. Amichevole. Chiediamo della sua giornata. Poi magari potremmo anche... Scherza sul fichi fichi nel razzo spaziale. Non disputare, non mi sembra il caso. Flirtiamo? Chiediamo se è single intanto. E flirtiamo anche. Dai, va bene che chiacchieri con Robby, ma fai anche quello che ti dico io. No, ho sbagliato, ho cancellato tutto. Vabbè, abbiamo flirtato senza chiedere se è single. Però lui ci sta. Ragazzi, tutto sturlio, cioè. Oh, lui è tornato a casa. Allora, passerei al controllo di lui. Eccoci qua, lui ha fame, ma si sta già servendo da solo e puzza pure. Perfetto. Mangia, ti fai una doccia e poi volevo fare un raduno, però a casa sua. Quindi, allora, gioco una partita, multigiocatore con Ayn. Ma dai, sì, coinvolgiamo anche Elinor, che stasera è a casa, non sa bene cosa fare, e decide di passare il tempo col fratello, con questi topi che ci camminano tra i piedi. E la gocciola, ottimo! Allora, lui si lamenta con il padrone di casa. No, adesso no, ci ho pensato, non vengo al circo. Fermo, lamentati al padrone di casa. Tu, giallo, è diventato. Presentati. Mi sarebbe venuta in mente una cosa, visto che lui è diventato adulto. Lui se ne va di qua perché gli ha scritto, magari, vediamo se c'è davvero. Perché lui potrebbe essere venuto di qua perché gli ha scritto di rabbia per prendere appuntamento e parlare su Facebook, no? Per dire, dai, vieni su Facebook così chattiamo un po' prima di dormire. Lui va perché comunque rabbia la sta puntando. Lei intanto resta, lui stranamente invece di andarsene resta e ci si mette a ragionare. Racconta una barzelletta rivoltante. Che questo sim è veramente carino, quindi sì, questa idea che mi sta venendo mi sa che sarà quella che seguo. Lei lo vede, lo sa che è l'amico di suo fratello, quindi anche se è più grande lo vede anche un po' piccolo. Però scopre adesso, anche se l'aveva sempre considerato un po' uno scemottolo, adesso sta scoprendo che invece è pure interessante. Quindi ci si ritrova bene a parlare. Rallegriamolo. Amichevole, volevo fare. Condividi foto e l'ho saltato perché era di là. Impariamola a conoscere. Anche, condividi foto. Ok, abbiamo scoperto che è estroverso, certo, andiamo in camera di... La manina sulla spalla. Perché lui mi sa che inizia a averci un pochino di interesse per la sorella del suo migliore amico. Un pochino, ragazzi, giusto un pochino. Tant'è che si abbracciano anche.
anche se c'è pure Bobby. Raccontiamo con una storia sensazionale e poi lo mandiamo via. Anche, ah no, sono solo le 21. Senti, ma io ho fame, ti va ad andare da qualche parte a mangiare un boccone? Lui l'ha portata al messicano a cena. Gli ha proposto di andare al messicano e lei ha accettato molto volentieri, visto che comunque le piace molto come cucina. Ha accettato ben volentieri. Ovviamente lei ora sta uscendo dicendosi che è solamente una cena con l'amico di suo fratello, ma niente di che. Però, sai quando fai quelle cose ma non le fai razionalizzandole, però le fai? Ecco, lei si è voluta vestire comunque carina per uscire, anche se dice no, vabbè, comunque solamente per amicizia, così, tanto per passare la sera alla cena in compagnia, non è assolutamente per chissà quale interesse. Però intanto si è voluta fare carina. Sì, lo so che hai sonno, e nonostante avesse sonno, l'ha comunque accettato, per cui... Ma lei è incinta o è solo grossa? Boh, vabbè, non importa. Lui dov'è? No, va bene lì. Ecco. Ordiniamo per il tavolo. Ragazzi. Ecco, grazie. Allora, io ci vedo questo per lei. Filtro d'amore. Ma sì, entrambe prendono il filtro d'amore. Anzi, sì, dai, ce l'ho visto. Chissà se dà qualche effetto. Poi potrebbero mangiarsi. Ora il fagioli, lasciare stare. Lui potrebbe prendersi un bel chili. Anzi, un tacos di pesce. Lei. E un burrito di pollo, lui. E poi cortesemente sedetevi insieme. Oh, ce l'abbiamo fatta. E chiacchiero un pochino con lui. Amichevole. Complimento sincero. Potrebbe chiedergli cosa ne pensa di suo fratello. Magari lei parla un po' di suo fratello, no? Sa che sono amici, cioè, vabbè, approfittiamone almeno. Vediamo un po' come questa amicizia che frequenta mio fratellino in realtà interessa a lei, ma non la metterà mai per ora. Poi c'è anche Bobby che comunque le piace. Quindi vediamo, anche io devo un po' decidere, anche se sono più puntata verso questa scelta. Discutete degli interessi e lei scopre che lui comunque suona, fa il DJ, è molto comunque attratta da questa sua dote. Se te la vedo davanti, grazie. E quindi niente, stanno qui, chiacchierano. Lo trovo un ragazzo molto interessante alla fine. Vedi che comunque vedo che si trovano bene a parlare. E lui, ragazzi, scusate, ma ha un bel simo, veramente. Cioè, è veramente carino. Poi vorrei farli andare un po' da soli per vedere come, se fanno qualcosa in autonomia, che potrebbe anche dirmi come si trova. Oh, però vuole fare qualcosa di romantico. Stringe amicizia con il padrone di casa. No, ce ne freghiamo del padrone di casa, scusami. Ci arriva il cibo. Loro stanno continuando a chiacchierare molto allegramente. Cos'è questo? Filtro d'amore. Così? Scadente, perfetto. Questo? Eccellente. Questo? Non è neanche molto simile a come
nell'anteprima, non gli è venuto per niente bene, direi. Ragazzi, ma tutti davanti a me dovete stare? Mettiamoci di qua, magari va meglio. Bevete, parlate, fate. Però ragazzo, però è molto flirtante. Complimentati per l'aspetto. Mi piacerebbe più che fosse lui. Però chiediamo anche se è single. Fa, ma tu così per curiosità, ma per caso sei single? È una fidanzata? Kieran ancora non pare, vabbè che è più piccolo di te, però. E lui dice, no, sono single. Sono libero. Disponibile. E potrebbero anche un po' flirtare. Sarà molto flirtante anche lui, sì. Oh, wow. Complimentiamoci per l'aspetto. Andiamoci con cautela, però. E si scambiano numeri di telefono, anche se lei dice, vabbè, li scambiamo, ma solo così, tanto per. In realtà è molto più che tanto per. Infatti guarda, si bacia pure il telefono, flirta ancora. Beh, io vado, è stato bello. Ciao. Oh, ma che carino. Oh, bellissimi. Vuoi fare fichi fichi? Amore, non so se qui c'è. Non c'è una mazza dove poter fare fichi fichi. E dove vi mando a fare fichi fichi io? Non c'è neanche un cespuglio, non c'è niente. Però mi dispiace perdermi il desiderio. Anche perché effettivamente ci poteva stare. E potrebbe, però allora potrebbe dirgli, guarda, ti scoccia riportarmi a casa, perché questo devo ancora, ho comprato la macchina, però mi devo ancora arrivare. E quindi al momento sono a piedi e lei dice, sì, certo, ti riporto io. Facciamo finta che a casa sua non ci sia nessuno. Anche se probabilmente ci troviamo il padre a dormire nel letto matrimoniale, ma troveremo la soluzione. Ok, facciamo finta che in casa non ci sia nessuno. Lei lo ha riportato a casa. Si mettono a scherzare. Mio chef, è ancora presto per il fichi fichi. E ci scatta un altro bacio. Lui sta cercando casa per conto suo, ovviamente, però ancora, insomma, non ha trovato niente. Bacia sul collo. Tieni la mano, mazza, ragazzi, non vi staccate più. Mi piacciono insieme? Sì, seguirò questa idea. Dove vai? Posa sexy, fermi tutti qui, fermi qui. Finché non esce il fichi fichi. Ok, perfetto. E ora, ragazzi, fai chi fichi fichi con Ain. Lei è anche un po', magari anche un pochino brilla per l'alcol che ha bevuto. Lei non è una che regge molto bene l'alcol, quindi gli basta veramente poco. I freni inibitori sono andati a quel paese e cede a questa passione che l'ha colta molto di sorpresa. Facciamo finta che la sorella non ci fosse. No, dai, era però per andare a letto con lui poteva evitare questo look. Neanche lui non mi sembrava vestito molto bene. Però vabbè. Il padre fa il criminale, si nota? E su questo pezzo romantico di colpo di testa di Elinor,
Io vi saluto e vi do appuntamento la prossima volta. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e un commento. Vi invito, come al solito, a iscrivervi al canale, così resterete sempre aggiornati su ogni aggiornamento che viene fatto. E noi ci vediamo alla prossima volta. Sul sul!